Allora, ciao a tutti, sono Gianluigi. Il 5 gennaio, ieri siamo andati a fare compere che era il primo giorno dei saldi e volevo un attimo far vedere cosa abbiamo preso, così per curiosità. Inizio. Allora, qui ci sono due cose. Una t-shirt rosa, mia, che a me il rosa sta molto bene, un paio di scarpe bianche. Molto classiche, questo è proprio il tipo di scarpa che piace un sacco a Sara, che lei ha questi gusti classici. Ci sono anche le tue, va bene? Sì, sono mie, lei ha detto che sono Sì, mie. l'ho detto che sono tue. Ah, ok. Poi queste, che sono praticamente il doppio delle altre, come si vede, sono molto più grandi. Sono scarpe mie, sono un paio di Superga, con questa fantasia che io me la ricordavo a fiori, non so perché. No, quadrettato. Ah, me ne ricordavo a fiori, comunque sono un paio di Superga con l'interno peluscioso morbidoso. Queste sono affaroni. Queste sono un affarone, sì, perché le ho pagate 9,90 euro, anzi le ha pagate Sara. Paga tutto lei. Grazie Sara. Poi andiamo avanti. Ah sì, ma ci sono 8.600 addobbi per l'albero di Natale. Siamo portati avanti per l'albero di Natale dell'anno prossimo, che così lo facciamo molto molto ricco. C'è uno sconto del C'è uno sconto 50%. del 50% su tutto. Qua c'è una renna, Babbo Natale, Questa cuori. carta è profumata. Ah sì, è vero, questo non ho neanche sentito. Sì, questo è un sacchettino profumato da appendere all'albero, sa di lavanda. La stellina, molto carina. Questa è una palla per l'albero, molto semplice, però è in lana. Bella. Tipo gomitolo. Sì, è un gomitolo di lana, speriamo che non venga un gatto, sennò se la mangia tutta. Poi un altro cuore, anche questo è un sacchettino profumato, la lavanda, buonissimo. Uno Babbo Orso Natale, con tutto il suo cappello lungo. Questo è un tristicuori che non è prettamente natalizio, ma si può tenere in giro per casa tutto l'anno, molto carino. Infatti lo lasciamo in giro per casa tutto l'anno, insomma. Anzi, la mia idea era di lasciare l'albero di Natale tutto l'anno perché fa allegria. Però magari lo togliamo verso aprile-maggio, cosa dici? Un altro cuore, ancora uno, questo è proprio natalizio perché ci sono le renne. Questo è un campanaccio, molto natalizio. Ah sì, questa è una renna, solo che ha le gambe al contrario, poverina. Forse per farla stare nel sacchetto. La sistemeremo. Poi abbiamo preso, sempre in tema di Natale, una tovaglia, anche questa con le renne, una tovaglia natalizia, che così l'anno prossimo ce l'abbiamo, visto che avevamo detto dovremmo prendere una tovaglia natalizia, che poi non abbiamo gli ospiti quel giorno. Poi questa non è sicuramente mia, una borsa che sa di pelle, bella, carina. Calvin Klein. Sì, devo dire anche la marca. Se vuoi dirlo, sì. Ah sì, è una borsa di Calvin Klein, molto carina, molto grande. Le scarpe che Questa, hanno delle Superga, l'hai detto. sì, questa qua è tipo la borsa di Mary Poppins per quanto è grande. Ci sta dentro anche l'ombrellone e la macchina da scrivere. Poi un maglioncino mio, sempre di Calvin Klein. Peccato che la commessa non l'abbia piegato per metterlo nel Sì, infatti, sacchetto ed è già stropicciato, ce l'ha buttato nel scemozzo. sacchetto. Come se fosse uno straccetto. Qui non mi ricordo. Ah sì. Quanti da giardinaggio per Sara quando verrà ad aiutarmi a potare tutti gli alberi in primavera. Ma che non forma. Questo qui non diciamo cos'è, perché deve Sarà essere una sorpresa. un regalo. Surprise, surprise! Sì, è un regalo. Questo invece è per noi ed è il set per la fonduta di carne, che è una cosa carina, l'abbiamo mangiato una volta sola, credo, o forse due. Massimo un paio di volte. Sì, comunque è una cosa molto carina, fa allegria. Questa è una felpa morbidissima della Puma, beige, questa è di Sara. Poi, siamo quasi finita. Questa è tutta roba mia e sono una t-shirt a maniche lunghe col teschio. Cosa c'è scritto? Born to be bad. Boh.
fighter brand di Boxeur de Rue, e sempre di Boxeur de Rue una maglietta in flanella, una camicia in flanella. Questa è morbidissima e tiene anche un gran caldo. Basta, ieri mi ha preso solo questi. E gli smalti della Kiko? Gli smalti della Kiko? Ci sarebbero anche dei set di piatti. Qua c'è ancora un addobbo per l'albero di Natale. Ci sarebbe anche il cuore in ceramica. Che... Ah, ecco! Sì, gli smalti della Kiko. Allora, questa è il piegaciglia. È uno strumento immancabile in ogni casa che si rispetti. Invece questi sono tutti smalti della Kiko, faccio vedere, non so se si vedono i colori, rosa pallido, verde speranza, nera, questo è per la Mara, ciao Mara, questo è tuo, blu oltremare, i colori li sto sparando a caso, questo è rosso natalizio, quindi per il prossimo Natale ci faremo tutti le unghie color Babbo Natale, e questo che colore è? Un lilla. No, è bellissime. Quel color, mi viene talpa. È color talpa, è color tu, è color pulce, è color no. Pulce. Mi viene, no, è quel colore tortora. Tortora, chi non vorrebbe avere le unghie color tortora? È molto fine. Io mi farò quelle dei piedi. È tortora, molto fine. Mi sa che starò molto bene. Va bene, come... Come acquisti ieri ci siamo fermati qui anche perché eravamo a Rodengo, al Franciacorta Outlet, e pioveva che Dio la mandava, sembrava proprio che venisse giù pagata. Abbiamo preso un sacco di acqua, però non faceva freddo. Comunque basta, ho detto tutto. Non ho detto niente sul mio cappello, però... Ci sono due set di piatti che però li abbiamo lasciati giù per adesso. Ci sono due set di piatti con gli animali. Sì, carini. Quelli sono quei fiori... Sono figure di animali, formate da fiori, sono tanti piccoli fiorellini. Scontatissimi, 13 euro sì. 19 13 pezzi. Euro 19 pezzi, sì. Quindi adesso siamo a 7-8 servizi da 12 di piatti. Sì. Non li abbiamo neanche usati tutti. No, infatti. Niente, basta, io chiuderei salutando tutti. Ciao!